La senatrice De Petris illustra l'interrogazione 1677 concernente lo sfruttamento dei lavoratori in edilizia anche in relazione alla normativa sull'immigrazione. Prego, senatrice. Sì, grazie Presidente. Signora Ministro, lei è sicuramente a conoscenza, avrà seguito la vicenda di Thomas Daniel, che per molti giorni tra l'altro è rimasto anche senza identificazione, che è morto insieme con Ciro Perrucci, un altro 51 anni, un altro operaio muratore sfruttato che lavorava a nero nel quartiere di Pianura, una periferia occidentale di Napoli, tristemente nota tra l'altro per tanti fenomeni di abusivismo. Appunto, due, Thomas Daniel e Ciro Perrucci, tutti e due che lavoravano a nero e sono rimasti uccisi appunto il primo giugno. La vicenda tra l'altro di Thomas Daniel credo che sia abbastanza paradigmatica, come lei comprenderà, di quella che è stato un po' l'evolversi anche della situazione negli ultimi tempi, anche dopo i decreti di sicurezza, perché Thomas Daniel era insieme con la moglie, aveva chiesto asilo politico che non gli era stato accordato, invece aveva avuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con l'abolizione tra l'altro della protezione umanitaria, la sua vicenda insieme con quella di tantissimi, di migliaia in Italia, è diventata quella di essere dei veri e propri fantasmi, soggetti a uno sfruttamento incredibile. E quindi io sottopongo a lei, Ministro, la vicenda del caporalato anche in edilizia, che come lei sa non è soltanto in agricoltura, ed è uno dei motivi per cui noi, per esempio, come lei sa, avevamo chiesto che la regolarizzazione fosse estesa anche al settore dell'edilizia stessa. Ora, tornando sulla vicenda e tornando su queste questioni principali e connesse anche alla regolarizzazione prevista nel decreto rilancio, non ritiene lei, anche per fenomeni e episodi che si stanno verificando di compravendita, di contratti, che non sia necessario reintervenire sulla materia, magari estendendo anche i settori dell'edilizia, e anche quali altre forme possiamo mettere in campo per perseguire il fenomeno del caporalato all'interno del settore dell'edilizia stessa. Grazie. Grazie senatrice, prego Ministra. Prego. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel ricordare il tragico episodio relativo alla morte di due operari in un cantiere edile, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulla necessità di intervenire efficacemente nell'attività di contrasto al caporalato, sollecitando anche l'introduzione di modifiche nell'ambito dei cosiddetti decreti di sicurezza. Come è noto, nella mattinata dello scorso 1° giugno, nel comune di Napoli, in località Pianura, si è verificato il cedimento di un terrapieno prospiciente un immobile abusivo di due piani in corso di realizzazione. L'evento franoso ha provocato purtroppo la morte di due operai, un cittadino italiano e un liberiano, e permettetemi al riguardo di rivolgere un pensiero di vicinanza alle famiglie dei due lavoratori. Sull'accaduto sono tuttora in corso le indagini da parte dell'autorità giudiziaria. In relazione al fenomeno del caporalato, evidenzio come sia sempre costante l'impegno e la determinazione di tutte le istituzioni contro ogni forma di sfruttamento della manodopera da parte di chi impone condizioni di vita degradanti a lavoratrici, lavoratori, approfittando del loro stato di vulnerabilità o di bisogno. Ciò in difesa dei diritti dei lavoratori e delle imprese che scelgono di operare nella legalità. Lo dimostrano in maniera tangibile i risultati ottenuti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. Tra l'altro, proprio ieri la Guardia di Finanza ha condotto una brillante operazione che ha sgominato due organizzazioni criminali operanti tra la Calabria e la Basilicata, dedite al reclutamento illecito di manodopera agricola, allo sfruttamento del lavoro, allo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Inoltre, con specifico riferimento al caporalato nel settore dell'edilizia, il 26 maggio scorso la Polizia di Stato ha concluso anch'essa un'operazione che ha portato all'esecuzione di misure cautelari in carcere nei confronti di 10 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere e di numerosi altri reati connessi al reclutamento e allo sfruttamento delle maestranze in numerosi cantieri edili in Toscana e in Puglia. Con riferimento alle recenti misure adottate in materia di emersione e del lavoro irregolare, mi preme evidenziare come l'obiettivo sia stato quello di incidere su alcuni comparti nei quali la presenza del cosiddetto lavoro nero è sensibilmente superiore alla media registrata in altri settori, con un elevato rischio di illegalità e abusi. Con il predetto intervento il Governo ha inteso garantire, nel contesto emergenziale che stiamo vivendo, la dignità delle persone, la sicurezza dei lavoratori, la tutela della legalità e le esigenze del mercato del lavoro. Quanto infine alla sollecitazione mossa dall'interrogante in merito agli interventi correttivi dei decreti sicurezza, confermo che il lavoro svolto dal Viminale già prima dell'emergenza Covid-19 potrà essere ripreso con le modalità individuate collegialmente dal Governo in un contesto certamente meno caratterizzato da esigenze emergenziali come quello che abbiamo appena vissuto. Grazie. Grazie Ministro. La senatrice De Petris ha facoltà di intervenire. Sì, grazie Presidente, grazie Ministro anche per aver ricordato, diciamo, il lavoro che avevamo iniziato a fare per la revisione dei decreti di sicurezza. E appunto noi abbiamo sollecitato con questa interrogazione appunto la ripresa, e mi conforta il fatto che lei confermi la necessità di rimettere mano a quei decreti di sicurezza, ricordando il dato appunto che solo con l'abolizione della protezione umanitaria noi abbiamo creato circa 110.000 fantasmi irregolari. E, le chiedo anche, so quant'è il suo impegno, diciamo, nella lotta anche al caporalato e tutte forme di illegalità, però appunto di rendersi conto che in questo momento bisogna ancora di più, nel momento dell'applicazione, della regolarizzazione, diciamo, avere molto controllo su quello che sta accadendo, perché appunto arrivano anche notizie, insomma, di sfruttamento anche della regolarizzazione stessa, sono uscite notizie su vendita addirittura di contratti di lavoro. Questo significa però evidentemente che forse dobbiamo ancora di più metter mano per rendere quelle norme assolutamente garantiste e a tutela di coloro che hanno necessità appunto di veder garantiti i propri diritti. E mi permetto anche di dire che proprio anche il settore dell'edilizia, come avevamo segnalato, è uno di quei settori che forse necessita un ulteriore sforzo per appunto avviare un processo di regolarizzazione. Grazie. Grazie senatrice De Petris.